studi di Fano TV, dove anche questa sera parleremo insieme agli ospiti della 53esima edizione della Tirreno Adriatico. Ovviamente si tratta di una corsa a tappe maschile di ciclismo su strada, tra le più importanti al mondo, dopo il Tour de France, dopo il Giro d'Italia e la Vuelta a Spagna. Vado subito a presentarvi gli ospiti di questa puntata, l'assessore Cristian Fanesi, buonasera assessore. Buonasera a tutti. Alla viabilità ovviamente del Comune di Fano, e l'ingegnere Ilenia Santini dell'Ufficio Mobilità. Buonasera a tutti. Buonasera. Cominciamo anche questa sera a farvi vedere tutte le vie e le strade interessate, poi entreremo nel dettaglio. Abbiamo come sempre il nostro cartello che ci guiderà, ci aiuterà con tutte le strade interessate. Partiamo da via Bellandra, via Soncino a Sant'Orso, via Pertini, interquartieri tratto Sant'Orso, via Roma, appunto via Roma, via Le Gramsci, via Le 12 Settembre, via Pisacane, via Le Piceno, via Fragheto, zona ex zuccherificio, via delle Querce, siamo sempre in zona ex zuccherificio, anche in viale Enrico Mattei, strada comunale del campo d'aviazione, via Papiria, strada comunale Petruccia e via Campanella in località Bellocchi. Dunque, come dicevamo anche con il sindaco nella scorsa puntata, Fano si dovrà preparare ad accogliere questo evento molto importante anche tramite dei lavori. Sì, certamente, infatti molte delle vie che sono state elencate hanno bisogno di una manutenzione straordinaria. E hanno bisogno di una manutenzione straordinaria indipendentemente dalle necessità di questo importante evento sportivo, e allora abbiamo deciso di anticipare alcuni interventi per appunto rendere più sicure le nostre strade, e questo direi che è un bel regalo tra virgolette di questo evento sportivo molto atteso, anche perché insomma il maltempo dei giorni scorsi ha recato diversi danni. Forse assolutamente sì, quindi ci sarà una revisione di tutto il percorso ovviamente per permettere ai ciclisti di arrivare a Fano e di correre, di concorrere a vincere questa importante tappa in maniera sicura e in sicurezza, sia diciamo in maniera tale che sia una festa di sport e basta. Comunque ci sono alcune strade che la direzione dell'evento ci ha segnalato come le più importanti da asfaltare, ed è per questo che l'amministrazione comunale in questi giorni ha previsto di asfaltare alcune zone importanti. La prima zona è sicuramente la fine della strada provinciale quando entra a Sant'Orso e diventa via Soncino, dove in particolare la società Autostrade consegnerà per appunto la data dell'evento la rotatoria che tutti i cittadini fanesi possono ben vedere subito dopo il cavalcavia dell'autostrada. Okay. Quindi ci sarà la nuova rotatoria disponibile per la cittadinanza e per i corridori, e poi si asfalterà quel tratto di strada fino ad arrivare via Soncino. Anche questo, molto trafficata. Insomma. Molto trafficata e che aveva, devo dire, anche molto bisogno di quest'opera di manutenzione. Poi andremo ad aggiustare, seguendo il percorso logico del circuito, andremo ad aggiustare la curva di via Fragheto, cioè tra viale Piceno e via Fragheto, dove appunto in zona ex zuccherificio ci sarà una bella dal punto di vista anche dello spettacolo interessante curva, la sistemeremo perché presenta degli ammaloramenti. Poi sistemeremo anche via Enrico Mattei, ovvero più che via Enrico Mattei la strada che passa davanti all'aeroporto di Fano. Okay. La strada comunale campo dell'aviazione, quindi sì. È quella effettivamente ha bisogno. Avevamo iniziato in questi anni a fare un intervento, non l'avevamo concluso, e quindi ora lo concludiamo fino a via Papire, verso via Papire. E poi un'altra strada importante sempre per questo percorso è la strada che passa in pratica davanti alla cooperativa Tre Ponti, che è la strada comunale del Petruccia, e dove in fondo c'è anche una piccola rotatoria che si trova appunto allo svincolo di Fano Sud della superstrada, e quella sarà completamente sistemata, asfaltata e in questo caso anche bonificata, perché c'è bisogno di un intervento molto molto efficace in questa rotatoria. Quindi oltre ad avere un bel evento avremo anche 2,5 km di strade asfaltate nuove che sicuramente i nostri concittadini potranno apprezzare anche dopo l'evento. Saranno sicuramente contenti e soddisfatti. Ovviamente questo evento creerà anche qualche piccolo disagio soprattutto per i residenti insomma della zona. Ricordiamo che i ciclisti dovranno percorrere due volte il circuito fino poi ad arrivare in viale Gramsci.
E quindi dicevamo che il traffico cittadino sarà un po' rivoluzionato. Sì, effettivamente sarà rivoluzionato. Io vorrei far passare un principio che dalle 14.50 alle 16.30 circa chi è dentro questo circuito sarà dentro e si manterrà all'interno, chi è fuori sarà fuori. Nel senso che il circuito, per ovvie ragioni di organizzazione, di sicurezza, soprattutto dei ciclisti, e di come dire, pratica, non potrà essere attraversato da veicoli, ovviamente quindi le macchine, mentre le biciclette e i pedoni ovviamente potranno attraversarlo, sempre che questo non incida con l'evento, e quindi è chiaro che chi è dentro è dentro, chi è fuori è fuori. Pertanto invitiamo la popolazione, la cittadinanza, ad organizzarsi di conseguenza, ad informarsi anche attraverso il nostro sito web, però sicuramente chi è dentro è dentro, chi è fuori è fuori, e bisogna organizzarsi in maniera ovviamente precisa. È chiaro che i mezzi di soccorso avranno dei varchi, quindi perfetto, in caso di emergenza ovviamente tutto è stato garantito e sarà garantito. E poi c'è anche un altro tema, che è il tema dell'attraversamento, e lo dico soprattutto per chi viaggia molto, per gli artigiani ad esempio, ma anche chi deve attraversare la città di Fano, che magari da Senigallia vuole andare verso Pesaro e viceversa. In questo caso la situazione sarà un po' diversa, ovvero ci saranno delle deviazioni segnalate in loco che sono concordate anche con chi deve garantire l'ordine pubblico e la prefettura. In questo caso, per quanto riguarda la viabilità, chi arriverà da sud sarà dirottato in via delle Brecce, mentre chi viene da Pesaro sarà costretto a girare per la zona Lido, sì, e arriverà a Ponte Metauro passando per il lungomare. Cosa diversa invece per i camion, che non potendo fare il percorso di cui ho appena detto, causa la presenza di sottopassi che obbligano a non far passare veicoli sopra i 3 metri di altezza, saranno deviati su via Morganti e da lì potranno raggiungere la superstrada o l'autostrada superando via Fanella. E sarà chiusa per quel lasso di tempo l'entrata dell'autostrada, mentre resterà aperto il casello in uscita, ma ovviamente sarà impedito l'accesso al centro storico, quindi all'esterno del circuito. Importante, comunque ci saranno ovviamente gli agenti della polizia locale, protezione civile, per cui insomma, riusciranno i cittadini ad avere tutte le informazioni di cui necessitano. Ovviamente stiamo facendo un lavoro in stretto collaborazione con i volontari di protezione civile, perché sarà un evento gestito dalla protezione civile, quindi apriremo il centro comunale operativo e quindi coordineremo tutte le attività da lì, e ovviamente ci saranno i nostri vigili urbani che insieme alla polizia, ai carabinieri, alla polizia stradale daranno indicazioni più precise e garantiranno che tutto avvenga nel modo giusto. Ovviamente discorso invece diverso per chi viene da sud, con i camion non ci saranno dei problemi, quindi saranno dirottati, dovranno tornare indietro verso l'uscita dell'autostrada di Marotta. Cominciamo a entrare nel dettaglio, ingegnere. Per quanto riguarda il transito e la sosta in Viale Gramsci, che cosa succederà? Sì, allora in Viale Gramsci già dal giorno prima, quindi dalle 17 dell'11 marzo al 12 marzo, quindi verso le ore 20, sarà previsto un divieto di sosta con rimozione, eccetto i mezzi dell'organizzazione. Quindi Viale Gramsci sarà un viale che dal giorno prima verrà chiuso al transito, proprio per riservare ai mezzi dell'organizzazione tutti gli spazi necessari per diciamo, organizzare l'evento. Quindi l'arrivo, proprio perché l'arrivo è in Viale Gramsci, quindi l'arrivo, i portali pubblicitari, eccetera. E in Viale Gramsci, vicino a Viale Gramsci, quindi via Malagodi, ci sarà previsto invece dalle 17 sempre dell'11 marzo alle 20 del 12 marzo il divieto di sosta e il divieto di transito. Quindi vicino a Viale Gramsci, sia in Viale Malagodi che in Via dei Mille, sarà cura, diciamo, del comune di approntare la segnaletica comunque con un certo preavviso, e sarà previsto questi divieti di sosta e di transito già dal giorno prima, dalle 17 del giorno prima. Con eventuale rimozione del veicolo in caso di sosta abusiva. Quindi... Sì, e ci saranno anche ulteriori divieti di sosta in alcuni parcheggi importanti della città, primo fra
quali è il parcheggio della caserma, che è proprio necessario agli organizzatori dell'evento. Il divieto di sosta ci sarà sempre per il giorno 12 marzo anche in viale 12 settembre nel parcheggio dell'ex sede di Capannoni del Carnevale, e ci sarà il divieto di sosta anche nel parcheggio di via Mercantini, il Foro Boario, proprio perché lì ci saranno gli autobus dell'organizzazione, quindi questi tre parcheggi non saranno fruibili alla cittadinanza. Mentre i parcheggi intorno al circuito, quindi per capirci il parcheggio dello Sport Park, il parcheggio di via Trave, quindi del cimitero, quelli continueranno ad essere fruibili perché utilizzabili dalla viabilità della zona mare o dalla viabilità che proviene da via Morganti. Ci sono delle indicazioni anche per quanto riguarda altre vie? Ci saranno, per quanto riguarda il circuito, è bene specificare che ci sarà questo divieto di transito dalle 14.30 circa alle 16.30 e le deviazioni comunque saranno opportunamente indicate in loco, quindi comunque la cittadinanza avrà modo di vedere in situ quelli che sono i percorsi alternativi. Per gli autobus invece? Allora, Adriabus ha già previsto che, proprio perché la chiusura della circolazione avverrà verso le 14.30, che comunque riesce a fare il trasporto a quell'ora degli studenti, quindi diciamo che la maggior parte delle corse vengono garantite. È bene sottolineare che però dalle 14.30 alle 16.30 anche le corse dell'Adriabus verranno sospese, quindi ecco, non ci saranno percorsi alternativi, non ci saranno percorsi, tutto fermo. Sì, sì, quella fascia oraria, diciamo. C'è stato un grande lavoro anche in questo senso per garantire l'evento a Fano. Certo, abbiamo comunque contattato preventivamente tutti gli organi competenti, abbiamo contattato sia l'ASET che ha nel percorso alternativo in molti cantieri proprio per garantire il più possibile il flusso della circolazione, abbiamo contattato Adriabus e abbiamo già avuto incontri anche con la questura e stiamo attendendo appunto l'incontro con la prefettura per definire gli aspetti di dettaglio. Sì. Ecco Assessore, poi ovviamente aggiornerete anche il sito del Comune di Fano dove i cittadini potranno avere informazioni. Sì, certamente la comunicazione di questo evento importante, ma che provocherà alcuni disagi in una fascia ristretta d'orario, certo, ma comunque in alcuni disagi, saranno dati anche, oltre con i mezzi di informazione, anche attraverso il sito web del Comune di Fano, dove caricheremo subito, immediatamente, in tempo reale, tutte le decisioni, tutte le mappe che dovranno garantire a chiunque di potersi informare e di poter essere per il 12 marzo pronto a questo evento che riguarderà tutta l'intera città e sarà fondamentalmente una grande festa. Esatto, dunque di piccoli disagi ma che dureranno per pochissimo tempo ma che permetteranno di ospitare un grandissimo evento nella nostra città. Ringrazio l'assessore Cristian Fanisi, l'ingegnere Ilenia Santini. Grazie, grazie per essere stati con noi. Ovviamente continueremo a ospitare altre persone per parlarvi ancora di questa Tirreno Adriatico. Grazie per la vostra attenzione e buon proseguimento di serata. Arrivederci.